La configurazione del territorio è importantissimo perché bisogna essere preparati a qualsiasi evento e quindi anche convegni come questi sono importanti farli in tempi di pace, perché così uno almeno è informato sulle eventualità in caso che accadesse un evento più grave. Allora, noi abbiamo, io lavoro per l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, abbiamo una sede ad Arezzo e stiamo studiando soprattutto i fenomeni sismici che si verificano nel territorio toscano e specialmente aretino. E quindi stiamo studiando con grande attenzione la faglia altotiperina, che è quella, la faglia attiva in Val Tiberina che rilascia energia sismica, e quindi stiamo studiando la microsismicità che si verifica su questa faglia. Mi sembra molto importante che, sperando che non succeda mai nulla, che ci sia comunità di intenti tra le varie forze. Sì, sì, questo senz'altro. E su questo devo dire che ad Arezzo ci troviamo molto bene, perché la collaborazione tra le varie autorità, tra la provincia, la regione, il comune e noi, soprattutto anche in ambito di protezione civile, è veramente buono.